Anche questo è un nodo che serve a complicare la vita alle imprese che di problemi ne hanno già tanti ed è la dimostrazione concreta di come non si riesca a decidere quale debba essere il confine fra l'organo politico, che deve essere sintesi e deve essere pragmatismo, e l'organo di consulenza al quale deve abbeverarsi l'organo politico prima di decidere. Perché voi non sapete che noi abbiamo impiegato 5 giorni di confronto con il governo nazionale, non è che tutto sia stato definito durante la notte fra sabato e domenica, abbiamo cominciato martedì a creare il confronto con il governo centrale, quotidiane riunioni in videoconferenza. Quando il presidente Conte ha detto voi regioni siete divise, noi dopo 3 ore abbiamo dimostrato che non era vero e abbiamo presentato le linee guida sottoscritte da tutte le regioni. A quel punto il governo si è diviso fra chi voleva ascoltare le regioni e dare loro autonomia e chi invece si era iscritto al partito del Comitato Tecnico Scientifico e dell'INAIL, e quindi le misure dell'assoluta ristrettezza e per certi versi anche misure illogiche, perché i 5 metri o i 3 metri di distanza nei ristoranti è chiaro che hanno creato una rivolta fra i ristoratori, perché manca il senso pratico delle cose. La politica deve assumersi la responsabilità di decidere dopo aver ascoltato i consulenti, dopo aver ascoltato il mondo scientifico, ma non è lo scienziato che può definire una norma. È chiaro che questo purtroppo è accaduto ed è anche una manifestazione evidente di una mancanza di fiducia nei confronti delle regioni. Io leggo, scusate non è malafede, ma io leggo un tentativo di neocentralismo in questa, c'è un centralismo romano che pare si stia manifestando in questo momento in maniera più o meno larvata, ma c'è, è evidente. Le regioni hanno diritto ad avere autonomia nel contesto di linee nazionali che non sono arrivate se non all'ultimo momento, e perché le regioni conoscono più di tutti le realtà del territorio. Noi governatori sentiamo il fiato della gente sulla nuca la mattina quando usciamo da casa. Ed è chiaro che siamo i primi a dover mantenere il senso di equilibrio, visto che viviamo di consenso. E il consenso si ottiene se non determiniamo contagio e si ottiene se determiniamo la ripartenza. Quindi siamo noi che dobbiamo cercare e trovare il giusto punto di equilibrio. Questo a Roma non lo hanno capito o non lo hanno capito tutti. Allora,